un finale di partita come questo. Penso sia la ciliegina sulla torta per un portiere. Stasera è andata così. Siamo contenti perché comunque il Pontedera comunque è stata una partita sia quella dell'andata che quella del ritorno che per come si era messa magari in qualche situazione poteva andare male qualcosa in qualche piccolo episodio. Perché noi essendo tutti in avanti così, una ripartenza, un passaggio sbagliato e tipo eliminare dalla Coppa. Quindi siamo stati bravi a comunque star lì, concentrati, compatti. Ne è arrivato il gol e ripeto, è arrivata la ciliegina sulla torta per me e comunque sono contentissimo anche per il risultato di squadra. Senti, tu come ti attivi? Tu sapevi come lo poteva tirare? In realtà no, in realtà no perché ci abbiamo giocato contro, cioè ho giocato contro questi ragazzi, ma non nessuno mi ha tirato il rigore. Sono andata intuito e ripeto, è andata bene. Primo con un po' di diritto di palo, gli altri due proprio. Sì. Ah, dato il palo il primo. No, poi dopo che l'hai accompagnato tu, poi hai Ah, toccato ok. il salotto, no? Ah, meglio È così. decisivo che tu l'abbia toccato Sì, no, questo. non me l'ero accorto proprio che dal campo. Tre rigori tutti a destra. Hai parato. Non c'è una legge, me la sono sentita così e niente, sono deciso su quel lato. Mi sembra che calcio tutti i destri. Niente, me la sentivo così, non la so spiegare, non c'è una spiegazione. Primo obiettivo centrato, diciamo che l'obiettivo che è decisivo adesso, però può avere anche un peso anche psicologico su di voi per questo finale, diciamo da sabato a Pisa. Ma secondo me raggiungere la finale è solo uno stimolo in più a darci sicurezza delle nostre armi e penso che giocare una finale è diverso, che sia di coppa, che sia di campionato, di playoff. Una finale è sempre una finale, cercheremo di giocarci al meglio le nostre carte. Sei andato anche tu sotto la cura, perché mi hanno detto tipo. Vabbè, ci hanno fatto i complimenti e noi abbiamo ringraziati. Sembra che ci sia di nuovo un bel rapporto, un bel legame Ma complessivo io con la sinceramente squadra, non ho un mai avuto bel feeling, no? niente. Ma in generale, Sì, tutto, cioè, no, certo. è un martedì a Penso di tutte sì, le comunque, no, infatti ringraziamo anche i tifosi. Ma ripeto, almeno da parte nostra non c'è mai stato. Ovvio che quando vinci c'è più positività nell'ambiente, come è normale che sia. Quando perdi è giusto che come in piazze come questa è giusto che ci sia anche un po' di malumore. Però dobbiamo essere bravi noi a riportare i tifosi dalla nostra parte. C'è qualcuno che temi di più, diciamo, dei giocatori del Pisa che affronterai sabato? Ma tutti i nostri giocatori, noi dobbiamo andare là con la convinzione di andare a vincere la partita, come sempre. Se siamo squadra e giochiamo come sappiamo. Sì, ci può creare dei problemi il Pisa, però secondo me facciamo una gran prestazione.